la serata appunto organizzata da Rexandro, la rete civica sannonatese, e questa serata diciamo nell'ambito di una serie di iniziative che durante tutto il mese, da ieri, da sabato al 20 fino al 20 ottobre, si succederanno all'interno di quello che è stata programmata come mese delle associazioni culturali sandonatesi. Questo mese delle associazioni ha avuto come coordinatore Giuseppe Fiorito, che è anche qui e che ringrazio per tutte le attività e l'impegno che ha messo nel programmare queste varie iniziative e nel mettere insieme 14 associazioni culturali sandonatesi che in questo mese si daranno da fare con varie iniziative, come è previsto poi nel programma che in modo dettagliato le descrive tutte. E sono già iniziate e quindi potrete trovarne un'espressione già concreta al piano sotto di qua, in quanto lì sono esposte diverse opere di alcune di queste associazioni, sia fotografiche sia artistiche eccetera, compresa poi nella saletta proprio sotto in fondo una saletta dedicata proprio a Rexandro, in cui abbiamo tentato di esprimere dal nostro punto di vista il tema di questo mese delle associazioni, che è il doppio, cioè trovare nella vita e nell'arte il proprio uguale o diverso, ovvero il doppio e lo specchio, io e l'altro, il passato e il futuro. Come Rexandro, appunto, intanto qui sotto, come dicevo, troverete una raccolta delle cose più significative che caratterizzano la nascita e la vita di Rexandro in questi anni. E dai vecchi modem con cui è nata e con cui ci si doveva collegare agli inizi, una serie di manifesti, delle varie serate e dibattiti che abbiamo organizzato per lanciare questa rete civica e così via. Abbiamo pensato comunque di interpretare questo tema del doppio in un modo articolato. Sicuramente il tema calza a pennello su Rexandro, perché alcuni esempi di argomenti su cui vorremmo impostare il nostro contributo è stato appunto il doppio, cioè la piazza reale e la piazza virtuale, ovviamente. La realtà del territorio così come è vissuta dai cittadini nella realtà fisicamente, e la realtà invece come appare e viene comunicata attraverso internet. Oppure l'altro aspetto che riteniamo molto importante è il doppio inteso come la comunicazione e i mezzi di informazione, e quindi un tentativo di riflessione sul tema della realtà mediatica vista dagli occhi virtuali dell'esperienza sandonatese di Rexandro. Appunto, come dicevo, nella sala dedicata sono esposti alcuni esempi della nostra storia, documenti, vecchi modem, foto delle prime pizzate, perché appunto il doppio è proprio questo, cioè ci si è cominciati a conoscere sulla rete, ma poi ci siamo anche fisicamente toccati al tavolo davanti a una pizza, discutendo e chiacchierando. E questo è il doppio che noi intendiamo in modo esemplificativo trasmettere come nostra esperienza. Vorremmo avviare un dibattito su argomenti che poi appunto anche gli amici che sono qui con me, Fabrizio e Stefano, continueranno, derivati dalla nostra esperienza che ormai è maggiorenne quasi, insomma.
quasi maggiorenne, perché siamo nati quasi 18 anni fa. Ci sono venuti in mente, ma solo a titolo di esempio, questi argomenti. Un confronto fra le relazioni sui social network che oggi tutti conoscono e tutti frequentano. Quindi un confronto fra quelli e quello che avviene sui forum di Rexando. Un confronto fra la volatilità di Facebook o di Twitter e invece l'archivio storico di Rexando. Un confronto altrettanto fra la comunicazione sulla carta stampata, ad esempio sui giornali, sulle riviste, e quella invece sul web e così via. Questi sono alcuni esempi. Le mie considerazioni, che spero di non annoiare e non dovrebbero essere molto lunghe, ne ho volute trarre proprio dalla rete come esempio. Una è tratta da un blog di Giovanna Cosenza, che è un'esperta di comunicazione che insegna all'Università di Bologna, in cui parla della insostenibile leggerezza dei commenti su Facebook, ricordando che in mezzo è il messaggio, come diceva McLuhan, anche se non basta in mezzo a fare un messaggio. Tuttavia, sostiene la Cosenza, il mezzo può condizionare e anche molto il messaggio. L'altra invece è una considerazione che è estratta proprio da un post di un nostro utente, Lucas, che stasera non vedo ma potrebbe essere sicuramente presente, sul forum di Rexando, in cui dice: solo che io trovo Facebook del tutto inadeguato a coordinare discussioni serie, non c'è modo di seguire un thread, cioè un argomento, in modo uniforme e di leggere gli interventi in modo ordinato, eccetera. Queste due considerazioni mi hanno fatto riflettere, ho letto parecchio su questi argomenti in questi ultimi tempi e così mi è venuto da tentare di fare una battuta parafrasando il World Wide Web di Internet, cioè il www, che caratterizzano ovviamente Internet, e definire invece come www i mezzi di comunicazione come Facebook e Twitter. Perché www? Veloci, volubili e volatili. Veloci perché infatti il tipo di scrittura porta a messaggi rapidi, brevi, immediati, molto più simili ad una conversazione orale, per cui molti trovano Facebook del tutto inadeguato a coordinare, appunto, come dicevo già prima, discussioni serie e meditate, in particolare su argomenti che presentano criticità. Volubili. Volubili perché se negli anni recenti vi è stato un boom di utilizzo di Facebook, ora però molti si stanno orientando ad esempio privilegiando Twitter oppure altri media come Instagram o in Flickr per le foto oppure LinkedIn per la sfera delle professioni e del lavoro. Altri ancora per i giovanissimi, e questa è una cosa molto importante da notare, come ask.fm, che è in notevole crescita nella fascia di età fino a 14 anni, perché dà, fra l'altro, la possibilità di rimanere anonimi e meno controllabili da parte dei genitori rispetto a Facebook. Con questo, la volubilità di questi media è enorme. Cioè, noi stiamo parlando oggi di Facebook e di Twitter come ciò che, come uno parlava fino a 10 anni fa dei quotidiani, però magari fra 4-5 anni spariscono perché i giovani sono su altre cose, chi lo sa. MySpace. Questo è un esempio. Poi perché la terza V che ho voluto mettere di volatili, provate, lo sapete tutti, le videate di Facebook fuggono via a una velocità tanto maggiore quanto maggiore il numero di amici che avete o che hai,
è il numero di attività che tu e i tuoi amici fate in bacheca. Bastano poche ore e puff, tutto sparisce. Se vuoi ripescare qualcosa che hai scritto il giorno prima, ci metti un bel po'. Risulta difficile seguire un argomento in modo uniforme e leggere gli interventi in modo ordinato e poi il commento si perde veramente in poco tempo. Un'ulteriore, ma finale, differenza è data dalla possibilità di accesso offerta ad un potenziale utente, perché chi entra in Rexando ha a sua disposizione tutta la rete. Nella sua completezza si rivolge a tutti, non solo ai propri amici o ai gruppi in cui partecipa, e questa è un'altra differenza. Ora, se gli obiettivi possibili per un media o un sito, genericamente parlando, sono o vendere, o informare, o mantenere relazioni, allora noi escludiamo sicuramente il primo gruppo, perché di vendere non siamo mai stati capaci, ci abbiamo anche provato, ma veramente non lo sappiamo fare. Di informare. Per informare stiamo organizzandoci per fare molto di più di quello che finora abbiamo fatto, ma solo parzialmente riusciamo a fornire un'adeguata informazione sulle cose che ci riguardano e che vorremmo comunque aumentare. Sicuramente ricadiamo invece nel terzo gruppo, perché fin dall'inizio il nostro scopo, o adesso si dice missione, è stato quello di coltivare la passione per la ricerca di modi e strumenti che favoriscano le relazioni fra cittadini e contribuire a una crescita del senso di comunità e la coesione sociale delle persone. Confrontarci con chi ha un'opinione diversa dalla nostra ci aiuta a chiarire e a rendere meno astratti i temi difficili, ma ciò richiede anche strumenti di dibattito e di confronto adeguati. Pur trattandosi di uno strumento digitale, scrivere su Rexando comporta difficoltà diverse, ma sicuramente è meno dispersivo e sicuramente anche più ricco di archivi utili e facili da gestire. È uno strumento di nicchia, sia ben chiaro, in quanto tale non si intende assolutamente porsi in concorrenza con i social network più diffusi, ci mancherebbe altro. Sarebbe come pensare di mettere in paragone, a paragone un gruppo, un gas, un gruppo di acquisto solidale con le grandi catene dei supermercati, sarebbe assurdo. Eppure ci può essere spazio per entrambi, noi di questo siamo molto convinti. Come sempre, dipende dagli argomenti e ancora di più, come al solito, dipende dalle persone che li utilizzano. Questi strumenti. La rete facilita la condivisione, non la crea per se stessa, mette a disposizione degli strumenti e la gente li usa. E usandoli ci dice anche cosa vuole, ci racconta di sé, perché come nella vita normale siamo tutti connessi. La Rexando 3.0, su cui si sta lavorando, vorrebbe quindi ripartire da 3, perché 3 sono, almeno noi crediamo così, i punti di forza di questo social network locale. Il primo punto di forza è il legame con il territorio, con la città di San Donato Milanese, dove sono le radici ben piantate e ramificate che ci permettono di estendere le nostre proposte alla zona del Sud Milano, a partire da San Giuliano Milanese, insistendo per migliorare e ampliare servizi come quelli della redazione, dell'agenda eventi e in particolare appunto a cominciare dall'informazione sulle attività e sugli eventi che in San Giuliano sono programmati. Il secondo punto di forza sono le relazioni con le associazioni di volontariato locale,
che intendiamo ovviamente non solo mantenere ma anche intensificare. È con parecchi di loro che Rexando è nata e cresciuta, ed è con loro e con quelle che si sono formate più di recente che ci piace consolidare i rapporti. Infatti abbiamo ripreso a essere presenti a manifestazioni quali l'estate sandonatese, ad aderire a questo forum delle associazioni culturali e ad altre che cercheremo di promuovere in collaborazione con altre associazioni. Ci proponiamo e proporremo a tutte queste associazioni di continuare a fare da raccoglitore e da megafono alle loro iniziative e alle loro attività. Il terzo punto di forza, secondo me, che forse è anche quello più importante, viene dai tanti utenti che sono l'anima di questa rete, che hanno mantenuto viva questa piazza virtuale, partecipando attivamente alle discussioni con lo stesso entusiasmo che si era abituati a ritrovare nelle piazze reali di una volta. Con i vari capannelli che si formavano, si confrontavano, alzavano la voce, si scioglievano litigando magari, e a volte si riformavano, a volte si chiarivano, ma sicuramente si conoscevano. E a questo tipo di cittadini, spesso sconosciuti, però un goccio d'acqua potevamo trattare. Ci sarà magari lì là. Vabbè, ci non siamo nemmeno. Faremo senza. Grazie. A questo tipo di cittadini, no, ho finito però, vabbè, veramente. Poi gli altri devono gli altri. A questo tipo di cittadini, spesso sconosciuti tra di loro, e ai tanti nuovi che vogliamo coinvolgere, è diretto il nostro impegno per rendere ancora più fruibile e utile questo strumento, per lavorare insieme. E insieme continuare a specchiarci in questa doppia piazza. Grazie. Adesso Fabrizio prosegue con le sue considerazioni. Allora, io leggo. Penso di essere più breve, anche se le mie sono 4 pagine. però sono scritte grandi perché non ci vedo. Allora, il mio intervento stasera è orientato proprio a rimarcare le differenze tra il virtuale e il reale, il passato e il futuro, e inizio con una vecchia storia, rifacendomi a un giorno del 1996, un giorno che trasformò la mia vita e probabilmente anche la vostra. Era nata questa BBS, iniziai a parlare con uno sconosciuto ragazzo che si faceva chiamare Siso, aveva pure i capelli lunghi, dove mi lamentavo del fatto che un mio allegato di immagini messe nel forum musica non era stato ancora approvato, che nel forum si trattavano discussioni musicali banali, tipo classifiche dei brani più ascoltati e musica di facile ascolto. E lui mi disse se ero disponibile ad andare alla sede di Rexando, se avevo voglia di occuparmi in prima persona del forum musica, dato che dal suo punto di vista ero un appassionato su questo tema. E mi raccontò che Rexando era l'espressione di quello che veniva scritto e arricchito dagli utenti. Se nel forum musica c'erano, consentitemi il termine, discussioni leggere, bastava riempirlo di cultura musicale e il gioco era fatto. Gli dissi che ci sarebbe voluto molto impegno e che forse di tempo non ne avevo e non volevo quindi occuparmi di una cosa se non fossi riuscito a mantenere gli impegni presi. E lui mi disse, per me se una cosa ti appassiona il tempo lo si trova sempre. E fu così che iniziai a collaborare con Rexando, in un primo tempo come responsabile del forum musica e poi col tempo di un po' di tutti i contenuti. Iniziai a lavorare dietro le quinte e a trasformarla giorno per giorno. Avevamo a disposizione uno strumento potentissimo, eravamo una delle prime reti civiche indipendenti che utilizzava un software per VBS multimediale. Da sempre, dentro di me, pensavo a un mezzo che consentisse di comunicare, uno strumento multimediale e sociale, e Rexando ci calzava bene, era un mezzo per diffondere questa idea
e costruire un mondo sociale di relazioni che permettesse a persone vicine di conoscersi dapprima nel virtuale senza pregiudizi di età, sesso, religione e incontrarsi poi nel reale. E nacquero così i primi Rec 20. Nell'Alexandro nacquero anche i canali tematici e da lì prendiamo poi spunto per portare il canale virtuale nel mondo reale, organizzando conferenze e dibattiti nella città sui temi di astronomia, musica, fumetti e poesia. Il canale multimediale era quindi il mezzo per catalogare, conoscere e per ritrovare le cose ordinate nel tempo, facilmente consultabili. Internet non c'era ancora in Italia, negli anni in cui era nata la BBS, e tra il 95 e il 2000 noi avevamo già una chat. Ogni sera, con solo 6 modem, c'era la coda per comporre il numero e prenotarsi per essere accettati nel mitico canale 666 del canale Musica. E capitava spesso che in chat ci si organizzava al volo per incontrarsi poi a San Donato solo dopo pochi minuti, e il virtuale diventava immediatamente reale. Poi arrivò il cambiamento nell'anno 2001, con la migrazione su internet. Molte delle cose che c'erano nell'era BBS, con il software multimediale, sono andate perdute. Molte invece si sono arricchite e sono nati nuovi servizi, come ad esempio la rassegna stampa locale e il Rescatto, la galleria delle foto inviate dagli utenti su argomenti locali. Abbiamo sempre voluto migliorare, ci siamo costruiti tutto il software in casa, abbiamo costruito la Rexandro che conoscete, ricca di contenuti e di servizi che in tutti questi anni hanno retto alla perfezione senza intoppi. Tantissime persone che si sono conosciuti nel reale grazie a Rexandro, ci sono casi in cui Rexandro è stato anche il mezzo per far conoscere e sposare delle persone. Addirittura. La rassegna stampa, come sapete, più coppie, non possiamo dire i nomi per la privacy, ma... La rassegna stampa, come sapete, consente di creare delle discussioni, condividendo l'articolo e commentandolo nei forum San Donato, su Milano e varie. E anche il servizio Rescatto permette di condividere una foto e commentarla nel forum. Questo perché abbiamo sempre pensato al doppio, ovvero all'informazione ufficiale, alla foto ufficiale e al commento del cittadino, dal nostro punto di vista unico strumento per consentire di diffondere la vera discussione su temi caldi, sulla cultura, le notizie e gli approfondimenti. Ora Rexandro è arrivata a un altro step, un salto di qualità notevole. Quello che verrà l'abbiamo chiamato Rexandro 3.0. La Rexandro che conoscete tra poco non ci sarà più. Potrete sempre consultarla attraverso una sezione che abbiamo chiamato Back to the Future, perché è importante che l'archivio storico di tutti questi anni sia ancora fruibile e consultabile da chi ne abbia necessità. Eppure sono convinto che quello che vedete nel prossimo futuro vi sorprenderà, come vi ha sorpreso l'Alexandro BBS e l'Alexandro del 2001 nata su internet. Alexandro 3.0 è una vera rivoluzione, completamente rinnovata, fruibile da qualsiasi strumento voi abbiate per navigare, smartphone, computer, tablet, televisione, qualsiasi browser voi utilizziate, Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari. Perché fare tutto questo? Tanto ormai abbiamo i social network. La differenza sostanziale, a mio avviso, che esiste tra una rete locale e un social network famoso come può essere Facebook è che le discussioni non sono frettolose, che se voglio ritrovare qualcosa che ho scritto posso ritrovarlo con semplicità, se voglio rivedere una foto, un video, non devo andare indietro nel tempo e cercare un messaggio scritto o una foto postata 3 anni fa scorrendo e riscorrendo lo scroll della pagina. Provate ad esempio a ricercare su Twitter il vostro primo messaggio o la notizia di 2 mesi fa. I super gettonati social network non hanno neppure un motore di ricerca interno che ci consenta di cercare nel passato. Tutto è così istantaneo, basta che non li guardi una settimana e ti sei perso perfino le foto che tua figlia ha postato nel suo viaggio, perché la sua bacheca ormai è stata inondata di commenti di mi piace, di di concordo, di qualsiasi cosa che ha fatto venire le sue foto, un suo pensiero ormai anni luce lontano. Esiste un'altra grande diversità: la rete civica non ha leader,
tutti siamo cittadini allo stesso livello e riempire di contenuti, occuparsi di un servizio o di una rubrica di Lexando dipende solo dalla nostra voglia di essere attivi e non semplici scrittori dentro un forum, dalla nostra passione, dalla nostra voglia di condividere conoscenze e saperi e di contribuire alla sua crescita lavorando dietro le quinte. E vi assicuro che di spazio per tutti quanti vogliono fare volontariato ce n'è. Forse non ci rendiamo conto, perché ormai Lexando ha quasi 18 anni, ma quello che è stato creato in questa città di San Donato è il nostro social network locale, uno strumento di amplificazione e di riferimento per tutti noi, dove qualsiasi persona prima o poi arriva per il bisogno di ricercare notizie e servizi che non può cercare e trovare altrove. Essere protagonisti e far crescere Lexando ulteriormente dipende solo da ognuno di noi. Il nuovo sito prenderà il via probabilmente entro il mese di ottobre 2013. È uno step voluto perché altrimenti dobbiamo pagare il dominio che abbiamo l'altra volta e di soldi non ne abbiamo. E quindi sarà anche vuoto, può essere, chi lo sa. Quindi avrà inizio una fase di test e vi chiediamo pazienza per impararla, per ritrovare le cose, per abituarvi ai nuovi strumenti. Molte delle cose che eravate abituati a vedere in un certo modo, molte delle cose a cui eravate abitudinariamente affezionati, non ci saranno, ma già molti servizi sono stati creati e realizzati in un nuovo contesto, completamente rivisti. Un servizio che a me piace tantissimo, ben riuscito, è la nuova Agenda Eventi. Invito tutti voi, se avete eventi sandonatesi del Sud Milano, di segnalarli in modo che possano essere visibili attraverso la rete civica, immediatamente ricondivisi sui maggiori social network, ma soprattutto essere visibili nel giorno in cui accadono, semplicemente arrivando nelle home page del sito Lexando. Parlavo l'altro giorno alla festa del patrono di questa cosa ed è proprio venuto fuori questo discorso, che a volte si perdono le cose che accadono nella città, anche se sono lette sul giornalino di San Donato. Si voleva andare a quell'evento, ma poi il giornalino si è perso, non si era segnato e nessuno era in grado di ricordarcelo il giorno stesso in cui accadeva. Vogliamo che tutti usino questa agenda eventi, che sia un'agenda comune per far conoscere iniziative sul territorio del Sud Milano, fruibile dal cittadino. Crediamo molto nell'associazione di volontariato, nel cittadino comune che mette a disposizione la sua conoscenza, il suo sapere, e siamo convinti che essere presenti, oltre che nel virtuale anche nel reale, sia un efficace modo per socializzare e per conoscerli, ovvero condividere esperienze, idee e sapere. A nostro giudizio è solo così che una città si arricchisce e la cultura prende il sopravvento sull'ignoranza. In questa nuova Lexando 3.0 abbiamo 5 nuovi progetti che stiamo portando avanti con grande entusiasmo e passione, perché Lexando è una passione, non è un lavoro. Siamo tutti volontari e occupiamo la maggior parte del nostro tempo libero per arricchirla ed evolverla. E adesso sinteticamente ve ne parlo. Come sapete, un giorno il cittadino ha chiuso il suo sito e per leggere gli articoli nella rassegna stampa bisognava abbonarsi. Noi abbiamo chiesto al cittadino se era possibile abbonarsi come Lexando e rendere disponibile questo servizio, ma ovviamente questa cosa al cittadino non andava bene. E allora abbiamo detto, ma perché non farci una nostra redazione? E quindi abbiamo iniziato ad avere quest'idea e la redazione Lexando l'abbiamo pensata come una scuola di giornalismo per giornalisti in erba. Perché un giornalista web? La professione di chi oggi vuole raccontare il proprio punto di vista sulla realtà che lo circonda, non più attraverso la carta stampata, ma utilizzando la rapida diffusione di internet, sta radicalmente cambiando. Il mestiere del giornalista web deve acquisire alcune abilità innovative, oltre a quella classica del saper scrivere bene. Infatti chi scrive sul web non ha più problemi di spazio e limiti di impaginazione, non è più costretto al solo formato testo, ma può arricchire la notizia con miliardi di foto, e ne abbiamo un esempio, con filmati e con link e approfondimenti. E in particolare la rete civica, la rete cittadina, può avere un riscontro immediato delle letture del suo articolo, dell'efficacia del proprio messaggio, attraverso la discussione sui forum con i lettori. Lettori che hanno una vera identità, non nickname, alias, come avviene anche su alcune famose testate giornalistiche. Un'altra rubrica
perché diciamo l'Alexander 3.0 abbatte i canali e fa nascere le rubriche. Quindi le rubriche, una rubrica che abbiamo pensato è l'esperto risponde, ovvero una rubrica con un forum moderato a disposizione degli utenti che pongono domande ad esperti specialisti su vari temi e ricevono risposte, consigli e suggerimenti. Un altro progetto, già annunciato anche nei forum della rete civica, è il salotto letterario. Quindi un progetto per l'organizzazione di un salotto letterario web. Il salotto letterario ha lo scopo di permettere a giovani e nuovi scrittori di presentare e pubblicizzare un proprio libro al pubblico dei lettori utenti di Lexando, oppure al normale lettore di libri, al normale lettore di libri che vuole raccontare e far conoscere quello che ha letto e recensirlo invogliando altre persone alla lettura. E leggere sicuramente è una buona cosa. L'autore può presentarsi in rete nell'apposito forum letture, che non si chiamerà letture, descrivere il proprio libro che potrà essere su carta stampata oppure in forma digitale ed esporne i contenuti. Il libro potrà essere poi presentato nel corso di un evento organizzato in un luogo della zona, pubblicizzato nell'agenda eventi di Lexando. La serata potrà essere trasmessa in streaming oppure un testo di sintesi potrà essere redatto e successivamente pubblicato nella rassegna stampa di Lexando, eventualmente corredato di foto e di riprese video. L'interesse suscitato dal libro, gli apprezzamenti e le eventuali critiche da parte degli utenti si svilupperanno nel forum multimediale, dove chi inserisce un commento potrà farlo non solo nella forma testo, ma anche attraverso immagini, far sapere in modo visivo quali sono le sue emozioni e tutto permetterà all'autore di avere un'immediata misura del riscontro ottenuto. Che cosa differenzia questo tra chi organizza eventi di presentazione di libri sul territorio? La nostra caratteristica, quello che ci contraddistingue, è proprio la rete civica, è proprio il forum, la possibilità di discuterlo dopo la presentazione con gli utenti, di rivedere l'evento organizzato nel locale quando si vuole, attraverso l'archivio dei libri presentati. Nel forum, discutendo insieme all'autore, gli dà la possibilità di capire se il libro sta piacendo, se ha un riscontro immediato, se attraverso le critiche e gli elogi. Un altro servizio che abbiamo in mente è una rubrica che verrà chiamata Pillole di Sapere. È una rubrica che potrei definire l'archivio storico del sapere, di quelle cose che possono essere proverbi, consigli popolari, ma anche arricchimenti e approfondimenti culturali su vari temi, suggerimenti, luoghi da conoscere, insomma una rubrica multimediale con testo, foto, video, notizie, che prenderà forma anche attraverso i contenuti suggeriti dagli utenti. E per finire, il quinto progetto, molto ambizioso, messo come ultimo perché sarà l'ultimo progetto che realizzeremo dopo aver completato gli altri, ed è probabilmente una web radio di musica, cultura e località, che potrebbe avere anche un podcast scaricabile e ascoltabile in offline su lettori MP3 della rassegna stampa settimanale degli articoli più caldi letti dai lettori. E quindi questa cosa è molto ambiziosa e chiediamo il vostro aiuto per continuare insieme questo sogno di comunicazione sociale rivolto al locale a Sud Milano e di accogliere la nuova Lexando con entusiasmo, con tanta voglia di capirla, di collaborare e di fare domande. Una parentesi, anche il presidente dell'associazione Lexando. Bravo. E vi farà vedere così, proprio brevissima anteprima, pochi esempi di quello che finora si sta facendo. Ci proviamo con la connessione del mio telefono e vediamo se riusciamo. Allora, intanto, come dicevo, io sono Stefano Tomasi, non scrivo mai su Lexando, quindi non mi leggerete, però sono quello che vi controlla e cerca di sistemare i bisticci, i casini che ci sono. Incredibilmente sono anche il giovane cappellone, faceva riferimento, non so se è peggio essere chiamato giovane o cappellone, comunque questo vuol dire che sono passati tanti anni, sono due insulti. No, questo vuol dire che sono passati tanti anni.
Io non mi sono preparato un discorso, quindi sarò breve, sono qui per farvi vedere due cose, ma proprio due. Però sono passati tanti anni da famoso fine 94, inizio 95, quando abbiamo iniziato questo incredibile progetto, dico incredibile perché siamo ancora qui a parlare. Già che ci siamo, ce la diciamo, ce la cantiamo, probabilmente, anzi io aggiungo sicuramente, siamo anche la più vecchia rete civica d'Italia, l'unica rimasta. Se ricordo Milano, che è stata probabilmente sicuramente la prima nel 94, ha cambiato completamente probabilmente obiettivo, che si è ribaltato in un nuovo progetto sempre molto interessante per la partecipazione dei cittadini, però ha, come dire, cambiato faccia. La seconda rete civica che io mi ricordo per tempo era Onde, che era un bel progetto comunale di Desenzano, del Garda, e però ormai dal 2006, forse proprio perché molto legato all'amministrazione comunale, evidentemente ha smesso di avere fondi e quindi di andare avanti. Quindi, visto che ce la stiamo raccontando, possiamo anche vantare di dirci di essere il più vecchio progetto di rete civica ancora esistente. Cosa vi faccio vedere oggi? Allora, hanno parlato tanto, vi hanno raccontato di come Rexando vecchia, quella che è durata per tutti questi anni, sia stata completamente messa da parte per un qualcosa di completamente nuovo, quindi partendo da zero, completamente rinnovato, ma non vuol dire completamente cambiato, perché comunque le cose che ci caratterizzano vogliamo che continuino all'interno di Rexando. Cambia la piattaforma, quindi cambia la parte tecnologica, perché ovviamente, come tanti di voi ci hanno fatto notare, era una piattaforma non più adeguata e anche di difficile manutenzione, perché era un software scritto da noi. Abbiamo scelto la strada dell'open source con un sacco di aggeggi e aggiunte che stiamo cercando ancora di far funzionare, ecco perché dico oggi guarderemo alcuni aspetti delle funzionalità, e più che guardare, visto che comunque non c'è niente online, il doppio si è cambiato, butta giù anche questo, così il doppio ok, quindi dico, vi faccio vedere, perché è giusto così, perché non per alcune delle, almeno le prime tre funzionalità a cui abbiamo pensato quando abbiamo detto ricominciamo da zero, ma dobbiamo partire da 18 anni di esperienza e 18 anni di servizio a cui molti cittadini sono abituati. Mi aspetto più che altro anche da voi, visto che questa è un'occasione anche dell'ISU per scambiarci due chiacchiere, di raccontarci e dirci che cosa cambiereste, che cosa migliorereste, che cosa per voi è importante che ci sia una nuova Rexando, perché anche se siamo qui a presentare un'anteprima, ancora tempo prima che sia presentabile ne deve passare, perché contiamo almeno 30-40 giorni prima di poter presentare qualcosa che funzioni, perché un po' per volta, ci stiamo lavorando da mesi, però un po' per volta riusciremo a aggiustare le cose che non vanno. Va bene. Vediamo un po' se ci riesco. Già un miracolo che vada. No, che vada a fare soluzioni, ci ho messo 20 anni per farlo andare. Allora, ripeto, l'aspetto grafico ancora è tutto da definire. Soffermiamoci su tre elementi principali. Il primo che ha detto il nostro Fabrizio è: partiamo da qualcosa che sia attuale, che ci permetta di andare avanti anche come piattaforma per i prossimi anni senza doverla aggiornare. E la prima cosa è quindi quella di pensare a tutte le piattaforme che si collegheranno a questo sito. Quindi la prima delle cose era quella di pensare ai vari telefoni, tablet, computer di 1000 risoluzioni, eccetera. E poi vi farò vedere come ci abbiamo pensato. La seconda scelta è stata quella di appunto utilizzare un software open source conosciuto, è utilizzato, e quindi non più perdere tempo a sistemare la parte di codice. L'obiettivo è quello di appunto non scrivere più codice, quindi ma riempire solo di contenuti. Gli altri aspetti sono quelli di come visualizzare le cose. Di sicuro chi ha visto Rexando e dai tempi della BBS, quando neanche c'era la parte grafica, quindi solo testo, poi la parte grafica, poi la Rexando che c'è adesso, insomma,
ha capito tutti che non siamo capaci di fare grafica, quindi non siamo degli esperti nella parte grafica, però qualcosa dobbiamo, in qualcosa dobbiamo avvicinarci anche alle esigenze, quindi sicuramente un aspetto imprescindibile sarà quello di riempirlo di video e soprattutto foto, perché insomma l'aspetto grafico, almeno per i contenuti della Rexando, dovrà essere importante, quindi gallerie, video, anche la presentazione degli stessi contenuti a cui siamo abituati dovrà essere un po' più moderna. Quali sono i contenuti che vi presenterò oggi? Quindi il primo fra tutti, vabbè, il primo di tutti, insomma, vi ho detto tre, devono essere. Quindi sicuramente l'aspetto principale è il primo che vedete, è quello legato alla rassegna stampa, proprio per dare più possibilità anche di fruizione dei contenuti originali che adesso abbiamo, che prima non avevamo. Abbiamo un bravissimo, anzi, più persone che ci spediscono foto, un ottimo fotografo che ci riempie di foto, dovevamo assolutamente dare soddisfazione. Quindi la prima modalità e l'impatto che vedete è quello di utilizzare questo spazio per sottolineare quelle che sono le notizie principali, quelle a cui vogliamo, almeno quelle che vogliamo, a cui vogliamo dare più risalto. Questo è un articolo che probabilmente avete già letto nella rassegna stampa di Rexando. Questo è un altro modo per valorizzare la parte grafica e i contenuti, quindi una prima pagina in cui ci saranno le più importanti novità. La seconda, come vedete, è un altro box a cui siete già abituati, che è quello della rassegna, chiaramente un po' più grafico. Qui che cosa ci saranno? Ci saranno, come abbiamo detto, i contenuti della nostra redazione, i contenuti online dei siti e delle stampe, della stampa locale, e poi i famosi comunicati, che in questo caso verranno identificati da degli elementi grafici. In questo caso qui non so se si legge, ma questi sarebbero quelli di San Giuliano, questi quelli di San Donato, eccetera. Immancabile l'aspetto relativo ai forum, che sono comunque sempre stati il vero punto della piazza di Rexando. E il terzo elemento che ci interessa valorizzare, come ha detto Fabrizio, è quello dell'agenda eventi. Questa agenda eventi, insomma, si presenta in maniera sicuramente migliore di quella della prima, perché insomma c'era poco da cioè, si faceva presto a migliorarlo, però anche in questo caso cerchiamo di rappresentare i nostri contenuti anche con un impatto visivo, e poi andremo a vedere come si sfoglia. Già non so se questa sarà la home page, però più o meno i contenuti con cui vorremmo partire tra 30 giorni sono questi. Un po' per volta cercheremo di portare e la parte storica, che comunque rimarrà, non credo che riusciremo a convertire tutta, e poi i nuovi servizi che andremo a vedere. Vediamo un po' come immaginiamo possa presentarsi poi. Allora, di sicuro non potevamo far finta né che non ci sia Facebook, né che non ci siano i blog, che non ci sia la modalità di fruizione dei contenuti a cui la gente ormai è più abituata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo due difficoltà: trasportare gli storici utenti, da quelli abituati al testo, abituati ai contenuti, alla velocità, ma anche magari aggiungere nuovi utenti, quelli un po' più giovani, un po' più abituati a un certo tipo di interfaccia, che magari sono rimasti lontano da Rexando o semplicemente lettori, perché i numeri di lettura di Rexando sono molto alti rispetto poi a quelli di scrittura, sempre molto alti, però magari non facilmente catturabili proprio per un discorso di non essere abituati a un'interfaccia un po' difficile come quella di Rexando. Quindi sicuramente l'importanza di sviluppare i contenuti in maniera simile a quella che sono i blog. I contenuti vogliono dire i nostri articoli della rassegna stampa, le rubriche che andremo ad aprire, la possibilità per ognuno che vuole o ha dei contenuti da distribuire di utilizzare gli strumenti che è già abituato a usare, quindi le interfacce, se magari già conoscete i blog più famosi, i vari quelli di Google, i vari MyBlog, i vari WordPress e compagnie belle. Quindi abbiamo cercato di avvicinarci a quello che i nuovi utenti sono già abituati ad usare. Ecco perché la stessa rassegna stampa, per come la stiamo pensando, se ce la facciamo, dovrà essere immaginata proprio come
un contenitore di informazioni in cui la parte visiva sia comunque più importante di quella che occupa adesso nella vecchia Alexandro. Come vedete, immagini, questa è la rassegna che voi oggi vedete in maniera testa, sviluppata in maniera più consona a quelle che sono le abitudini del pubblico che frequenta i forum, con la possibilità di navigare fra le immagini sempre che con internet da cellulare si riesca, quindi una facilità di fruizione soprattutto dei contenuti visivi. E questa, cercheremo poi ovviamente di riportare i contenuti di Lexando in questa nuova piattaforma, quindi la rassegna suddivisa per città, e quindi si può filtrare per insomma, la città, si possono cercare per parole, si possono ordinare per, insomma, queste le manteniamo, vi faccio vedere le cose un po' più nuove. Seconda cosa, dicevo, gli appuntamenti, quindi, che è un punto di incontro, come diceva anche Fabrizio, importante per la città. Che vi piaccia o no, che lo usiate o no, se metti San Donato su Google, Rexando in qualche modo viene fuori, probabilmente perché sono 18 anni che siamo qua, e quindi quale miglior modo per promuovere gli eventi di tutti di tutte le persone che hanno qualcosa da promuovere, l'agenda eventi vuole migliorare questo aspetto. Come vi dicevo, anche qui il modo di presentare l'informazione in home page ci sarà sicuramente questo calendario dove vedete insomma colorati i giorni per cui c'è qualche evento. Ogni colore rappresenta una categoria specifica degli eventi. Sicuramente direttamente dalla home page si può vedere che cosa c'è, ovviamente se ce ne fossero, questi sono eventi, che cosa c'è. Questo per esempio è la conferenza di Alexandro, e quindi posso vedere da qua senza dover entrare e fare 3-4 click, perché ormai i click si contano, dopo 3 click la gente se ne va se non trova le informazioni che gli interessano. E quindi già da subito poter visualizzare quali sono gli eventi, entrare evidentemente nell'evento, con calma. E ovviamente immancabili qua i soliti riferimenti di condivisione, di registrazione, perché abbiamo la possibilità di registrarsi un po' come fa Facebook ad un evento. Non potevamo non mettere la famosa geolocalizzazione, vediamo se ci becca. Probabilmente sì, non lo so. Sì, ovviamente ci becca. Ok, la possibilità di aggiungere contenuti, la possibilità di aggiungere allegati, eccetera. Ovviamente c'è anche, non so dove finirà poi nella versione definitiva, c'è anche la possibilità di vedere gli eventi come più o meno come era prima, quindi una lista di che cosa arriverà. Questa è la festa del lupo, mi sa che un evento arriverà. Ci sono già oggi. Va bene. Su Rexanti. Ok, Dulcis in fundo, i forum. Allora, abbiamo fatto ovviamente una razionalizzazione dei forum e abbiamo utilizzato una piattaforma di forum che ha più di 2 milioni di installazioni, quindi se non va è colpa degli altri, non accusate. Però, sto scherzando perché comunque stiamo anche noi cercando di capire come utilizzarlo al meglio. Perché? Perché sono strumenti, come dicevo, che hanno un sacco di funzioni. Un conto è fare un qualcosa per decidi cosa vuoi fare e fare un qualcosa che ha solo quelle tre funzioni. Il problema è che le funzioni sono talmente tante che bisogna cercare di diminuirle per evitare che qualcuno si perda nella nuova struttura. Quindi abbiamo cercato A, di razionalizzare il numero di forum, ok? Poi qui ne vedete altri perché sono in procinto di essere aperti, insomma, le nuove rubriche, eccetera. Fondamentalmente abbiamo cercato di mantenere la struttura che avevamo prima. Utenti sono sempre con nome e cognome, abbiamo fatto una bella cernita di utenti, email doppie, utenti non registrati, eccetera, ma rimangono gli utenti con nome e cognome. In più, ovviamente, non potevamo non farlo, ci sarà la possibilità di mettere la propria faccina. Mi sarebbe piaciuto integrare un po' di più le informazioni con Facebook. Dai, adesso non leggete cosa c'è scritto, perché magari sono anche le parolacce, cioè, abbiamo pure il video qua che ovviamente sono messaggi di te, però ci sono un po' le faccine, questo qui, questo è giovane,
Vabbè, comunque, l'invito è quello, quindi dopo vi spiego che cosa troverete, vi anticipo, che cosa troverete poi quando sarà aperto, però abbiamo comunque importato tutti gli utenti attivi degli ultimi anni all'interno dell'Alexandro. Vi inviterò poi a mettere la vostra faccina, giusto per allinearci. Dicevo, poi magari ne parliamo dopo se avete domande eccetera. Mi sarebbe piaciuto integrarlo particolarmente con Facebook, oltre il solito prendi link, like, mi piace, girano eccetera, però noi abbiamo un problema, che uno dei nostri capisaldi Facebook non lo segue, cioè l'anonimato. Ormai quasi tutti i siti ti dicono loggati con Facebook, cioè non stare a fare la registrazione, mentre con Facebook prendo io i dati da Facebook, e tra l'altro una cosa che faceva anche la vecchia Alexandra, quella di prendere i dati su Facebook, ma tra le varie funzioni magari non è passata questa. Il problema è che Facebook accetta gli anonimi, cioè non c'è un controllo come abbiamo qui in Alexandra, quindi già ci abbiamo, già ci sono difficoltà in internet a identificare veramente una persona, ma se avessi preso gli utenti da Facebook probabilmente avrei preso anche utenti non verificabili. Vediamo, magari entro, non è una delle priorità, mi piacerebbe magari per quelli che non hanno compilato il registro utenti, che ci sarà, prendere magari i dati da Facebook per dire io sono un utente di Rexando, questo è il mio conto di Facebook, mi tiro giù i dati che mi servono per riempire magari la foto e magari il profilo registro utenti, che ovviamente ci sarà perché è un altro delle cose che abbiamo recuperato dalla vecchia Alexandro. Il forum, insomma, ovviamente, a parte gli allegati che vanno controllati, a parte la foto che andrà approvata prima di essere pubblicata, questi strumenti, il forum, piuttosto che la gestione delle rubriche, permettono di inserire molta più roba. Noi da sempre abbiamo, io e magari loro spingevano, noi da sempre abbiamo detto meno file meglio è. Primo, perché non ti devo controllare e noi non abbiamo il tempo di controllare ogni cosa, e secondo perché meno fai meno casini fai, cioè. Però diciamo che adesso per alcune cose abbiamo dovuto un po' adeguarci ai tempi, quindi nei forum potrete inserire foto, potrete inserire allegati, potrete linkare allegati, potete colorare il testo come volete, vediamo che cosa viene fuori. Adesso non so se c'è qualcosa, perché ovviamente li stiamo provando. Tu hai fatto un po' di prove qua. Sì. Ah, guarda, sono anch'io, la mia faccia. Questo qui cos'è? Forum espressioni artistiche. Vabbè, questo poi glielo spiegherà. Non so se avete fatto delle prove. In ogni caso, allegato. Com'è? Se dovevi dire fossi vedere che c'è. No, forse perché mi devo loggare, vi faccio vedere come ci si logga. Questa barra non guardatela perché tanto non so se rimarrà questa, però di sicuro questi due bottoni saranno i principali. Sono i bottoni che ci permettono di entrare dentro la rete con l'utente. Per i vecchi utenti abbiamo scelto di utilizzare allora, prima come entravate? Nome, cognome, password. Okay? Adesso non potevamo fare nome, cognome, password. Abbiamo dovuto creare un nome utente e password. A questo nome utente ci ha agganciato il nome e cognome che vi ritroverete. Non sapevamo cosa dire fare come nome utente, così con poca originalità abbiamo usato il nome e il cognome. Quindi se io mi chiamo Mario Rossi, entrerò come Mario Rossi tutto attaccato e la password che avrebbe registrato. Faccio io con me stesso. Okay. Questo vi volevo dire un po' di esempi. Come vedete, cioè, le funzionalità principali ci sono tutte, ci sono modi per capire, le stiamo imparando anche noi per poi spiegarle, insomma, perché sarà un bel macello cambiare piattaforma, quindi le stiamo imparando anche noi per voi. Però principalmente il concetto di forum è quello, insomma, il flusso per argomenti, rispondi riportando il messaggio, cose che magari eravate già abituati. E poi un po' per volta abbiamo cercato innanzitutto di, più di così non lo so se riusciamo a semplificare il più possibile, un po' per volta potremmo mettere le cose che abbiamo tolto man mano per cercare di rendere meno traumatico l'impatto, e soprattutto perché non essendo un software fatto noi dobbiamo imparare anche noi per poter dare supporto. Ok, quindi queste le prime cose, poi ovviamente ci sono le parti vecchie che rimanderanno alla vecchia Alexandro, che ormai è da 3-4 mesi che
qualcuno magari si è accorto, è in migrazione verso il dominio rexan.org. Alcune cose le abbiamo dovute fare per tempo, proprio per mantenere un discorso di unicizzazione che per molti argomenti ci privilegia, visto che siamo su internet da tanti anni, e quindi alcune cose rimanderanno al sito org, che riporterà al vecchio sito. L'ultima cosa che vi faccio vedere era la cosa che vi dicevo della... Tutto quello che vedete può essere visto, che è una cosa che mancava in Alexandro, può essere visto con il cellulare, quindi questa struttura si adatta automaticamente alla periferica che avete. Se avete un telefonino come questo, quindi stretto e lungo, si adatterà, adesso vi faccio vedere come. Se avete un tablet, c'è un secondo livello di dimensionamento, e poi se avete un monitor che non sarà come questo, ma ormai praticamente tutti hanno i 16 noni, quindi predilige l'aspetto orizzontale, si espanderà per tutto lo schermo. Vediamo se riesco a ridimensionarlo. Come vedete, è una caratteristica che questa Alexandro, che la Alexandro vecchia purtroppo non ha. Come vedete, a seconda di quale risoluzione il software riconosce, il sistema si adatta di conseguenza. I menu magari scompaiono, vengono fuori dei menu più facili da cliccare col ditino, perché questo è... sicuramente una cosa a cui non siete abituati sono gli spazi, ma il design di adesso presuppone di avere molto spazio. Perché? Perché ci lavoro col mouse, ma ci posso lavorare anche col pollicione. Quindi sicuramente ci saranno bottoni più grandi. Come vedete, adesso ho fatto finta di essere un cellulare, quindi una struttura molto più stretta e verticale, e tutti i contenuti automaticamente si sono orientati in modo da essere visibili. Ovviamente, se ritorno nella struttura, si ridimensionano come l'abbiamo pensato all'inizio. L'ultima cosa che aiuta proprio i pollicioni è questa cosa che ora si chiama Rack Navigation, non mi piace, probabilmente la chiameremo Rack Bussola, che è molto più bello. Però vabbè, come vedete serve proprio per i ditoni, perché io ho il ditone grosso e ne schiaccio 5 di cose. Allora, se immaginiamo la pressione del dito, vengono fuori questi bei bottoncini giganti, che permetteranno di passare alle principali funzioni di Rexando velocemente, proprio per i battiti del pollicione. Ovviamente se uno vuole schiacciare lo stesso, però come vedete il menu da mouse non c'è più, scompare quando sono su. Fare questa cosa col dito è molto più difficile, quindi abbiamo predisposto questo tipo di interfaccia per muoversi velocemente. Ok, detto questo, abbiamo anche testimoni. Abbiamo anche testimoni, è vero, quello che vi abbiamo chiesto qualche tempo fa, non so se vi ricordate, nel foro qualche tempo fa abbiamo detto non sappiamo come riempire quello spazio. E allora abbiamo detto abbiamo i nostri testimoni. Cosa scritto? Ok, un'altra cosa che voglio dirvi, poi magari poi sarà tutto diverso. Abbiamo detto l'integrazione e la partecipazione. Andiamo a vedere un articolo che è questo qua, ok? Quello lì che probabilmente avete. Due cose, ogni articolo sicuramente potrà essere visualizzato, potrà essere condiviso con Facebook, come già avevamo visto, ci ho messo dentro Twitter, in Alexandro non usavate tanto Twitter, però ho visto che comunque si usa anche Google Plus, non so quanto di voi usate molto Facebook per il discorso dello sharing, quindi sicuramente si potranno condividere adesso almeno su queste tre piattaforme, ma la cosa più importante, e non è così semplice, è riuscire a mettere insieme tutti i pezzi che caratterizzano Alexandro. Cioè, io pensavo sarebbe stato molto più semplice, invece riuscire a far mettere a posto tutti questi pezzettini è stato un po' difficile, ma una cosa che mi piaceva mantenere è questa. Come sappiamo, il blog presuppone, magari ci sono varianti, un tipo di comunicazione particolare, cioè uno parla e poi i commenti, e poi se gli altri vogliono partecipare, commentare, sono comunque messi sempre in una situazione minoritaria, cioè c'è chi scrive, che da un playlistallo, e poi tanti piccoli che commentano. A noi questa cosa non era piaciuta nemmeno alla vecchia Alexandro, tant'è vero che
come si commentavano gli articoli contenuti dentro Exando. C'era uno spazietto che ti faceva sì commentare, ti legava il commento all'articolo, ma poi andava a finire nel forum, perché per noi il forum, dove le persone sono tutte uguali, è il vero centro della discussione. In un modo o nell'altro siamo riusciti a fare ad aggiustare questo, che era un aspetto per me di disegno molto importante. Cioè, anche in questo caso, a differenza della maggior parte dei blog, se uno vuole commentare, ovviamente deve inserirsi come utente, lo può fare come si faceva prima. Se io scrivo qua dentro, ok, un messaggio, guarda, ci provo, anche se non l'ho provato, magari non va, però andrà per. Se io voglio fare un commento ad un articolo, questo magari è un articolo della rassegna stampa, questo commento non finirà semplicemente sotto il contenuto, ma andrà a finire nel forum. Con calma, perché questo cellulare ci vuole tempo. Però di là che ora vado, no. Questo commento non andrà a finire nel forum. Questo cosa permette? Permetterà di creare la discussione da due parti. Allora, io sono un appassionato della rassegna stampa, mi andrò a guardare la rassegna stampa. Io sono un appassionato della rubrica di Rexando, mi andrò a guardare la rubrica di Rexando. Ma io magari sono un frequentatore dei forum e troverò questa discussione impossibile eseguire a funzione mail. Va bene, perché non c'è la mail. Una delle funzionalità del forum è quella che quando uno spedisce un messaggio all'interno di una discussione a cui mi sono abbonato, io ricevo le mail che mi dicono in questo argomento c'è un messaggio per te. Ora la mail non va, quindi va bene. Però diciamo che adesso, se vedete, sotto a questo articolo di rassegna stampa è comparsa il commento. Questo commento in realtà non è solamente legato al documento, ma se io vado a leggerlo tutto vado a finire nel forum. Vediamo se è così. In ogni caso vado a finire nel forum che avete visto prima. Quindi più modi, perché questo? Perché per noi la discussione paritaria è importante, e i forum sono la nostra storica piazza virtuale, e quindi questa è una cosa di disegno che tenevamo a mantenere, insomma, nonostante non sia di moda, non sia così condivisa nei vari siti. E poi un giorno solo per i forum vi spiegherò, faremo un po' di manuali. Però diciamo che queste tre sono le cose che prima volevamo implementare, tutto il resto verrà un po' per volta. Cercheremo di supportare la migrazione con manuali, spiegazioni, saremo a disposizione, magari scriverò anch'io un po' di più nei forum per cercare di aiutare alla situazione, perché sarà difficile, cioè sarà sicuramente difficile per quelli che sono abituati. Adesso magari no, ma io già mi ricordo 4-5 anni fa, solo 4-5 anni fa, c'era gente che internet per loro era Rexando, cioè oltre a Rexando non usavano internet, perché erano abituati alla DDS, perché magari non avessi così alla tecnologia, eccetera, però guidati magari erano abituati ad Alexandria, quindi negli altri forum mi dicevano io non mi trovo. Adesso sicuramente le cose sono cambiate, però cercheremo di mantenere le abitudini vecchie conciliandole con i tempi che avanzano e magari anche nuovi utenti.